Messer Ibrahim da almeno 40 anni era all'arabo di una via ebrea. Sicuramente perché parlava poco e sorrideva tanto. Messie Ibrahim e i fiori del Corano è stato lo spettacolo ospitato al Teatro Feronia di San Severino Marche nell'ambito della stagione di prosa. Tratto da un romanzo di Erich Emanuel Schmidt, da cui è nato anche il film omonimo con Omar Sharif, l'opera racconta la storia di un negoziante, un anziano arabo di una via ebrea di Parigi, con cui si relaziona l'undicenne ebreo Mosè, da lui ribattezzato Momo perché è meno impegnativo, in un rapporto che cresce dalla diffidenza all'amicizia fino all'adozione. Una storia di incontri tra la cultura araba e quella ebrea, tra vita interiore e mondo esterno, tra l'Europa e il Medio Oriente. E allora sono tornato di corsa a casa mia e mi sono precipitato in camera guardandomi in giro alla ricerca della cosa più preziosa che potessi offrirle. E sono tornato di fretta e fuori. Lo spettacolo in esclusiva nazionale al Feronia è stato introdotto dal direttore artistico dei teatri di San Severino, Francesco Rapaccioni, che lo ha dedicato alla fratellanza tra popoli e alla memoria di Luca De Filippo, attore e regista prematuramente scomparso che calcò il palco settempedano lo scorso gennaio. Convincente e delicata l'interpretazione curata dal giovane attore Giordano Di Palma, che ha ideato anche la regia dello spettacolo con le musiche di Alberto Maria del Re proposte da I Suonattori.